In questo video adesso andremo a vedere l'esecuzione dell'affondo indietro. Come per l'affondo avanti, il soggetto posizionerà il bilanciere all'altezza delle proprie spine scapolari. I piedi saranno a larghezza delle proprie anche con le punte rivolte davanti a lui. Da questa posizione andrà a fare un affondo indietro di una gamba e poi dell'altro controlaterale. Particolare attenzione che durante l'esecuzione le ginocchia vadano a formare un angolo di 90 gradi. In questo esercizio il gruppo maggiormente coinvolto sarà, oltre al quadricipite, la parte del gluteo della gamba che si troverà anteriormente.